Buonasera dal TG2000, questa è l'edizione flash del pomeriggio. Subito i fatti più importanti del giorno. Il Nobel per la fisica è italiano. A ricevere l'ambito riconoscimento internazionale sarà il fisico Giorgio Parisi. Premiati anche Sukuro Manabe e Klaus Hasselmann per i contributi innovativi alla comprensione dei sistemi fisici complessi e legati alla modellazione dei cambiamenti climatici. Lo scienziato, 73 anni, nato a Roma, già presidente dell'Accademia dei Lincei, è professore emerito della Sapienza. Felicitazioni di Mattarella e Draghi. 6 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 9 al ballottaggio. A Milano si riconferma Sala al primo turno, così come al primo turno sono eletti il nuovo sindaco di Napoli, l'ex ministro Gaetano Manfredi e Matteo Lepore a Bologna. A Torino ballottaggio tra centro-destra e centro-sinistra, così come a Roma, dove con la Raggi fuori a contendersi il Campidoglio saranno Michetti e Gualtieri. Il segretario del PD, Enrico Letta, eletto alle suppletive alla Camera, orgoglio e rivincita. Per il leader della Lega, Matteo Salvini, l'astensionismo è una sconfitta per tutti, ma ammette qualche errore nella coalizione. La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, rivendica la crescita del partito e invita il centrodestra a lavorare subito per i ballottaggi. Per Giuseppe Conte è finita nel Movimento 5 Stelle la stagione in cui si andava a tutti i costi orgogliosamente da soli. Nuove fiamme nella capitale dopo il ponte di ferro. Nella notte un incendio è divampato in un deposito ATAC e ha coinvolto una trentina di autobus prevalentemente alimentati a metano. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo. In calo la propensione al risparmio delle famiglie. Nel secondo trimestre, secondo l'Istat, i consumi sono aumentati del 5,4%, mentre la crescita del reddito disponibile si è fermata allo 0,5%. L'aumento dei prezzi ha frenato l'incremento del potere d'acquisto. Il maltempo si è spostato a sud, nubifragio in Sicilia, a Sciacca. Il comune invita le scuole a valutare la possibilità di non fare uscire gli alunni nel tradizionale orario a causa delle attuali condizioni meteo con piogge molto intense. A Napoli strade allagate e traffico in tilt. Domani nel Lazio allerta gialla dalla Protezione Civile per 24 ore. William Shatner, l'attore canadese famoso per aver interpretato il capitano Kirk nella serie televisiva di Star Trek, sarà a 90 anni compiuti uno dei passeggeri del volo spaziale di New Shepard in programma il 12 ottobre. Lo ha annunciato Blue Origin, la società di Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Mi fermo qui, vi lascio la programmazione di TV2000, al prossimo appuntamento con l'informazione dopo il rosario delle 18. Grazie per averci seguito, buona giornata e a dopo.